Sacca la radio. Sacca la radio. Come si dice? Competenze e passione per far ripartire, per restituire serenità. No, sta fermo, sta fermo. Voglio. Passa del mio. Sì, ora fa zitto. Va bene. Tu sei rimasto. Sei rimasta. Allora. Io sono un, tu mi dirai, io con me. Tu sei sempre pronto là. Allora, nella vita di un essere umano c'è tanti, tanti aspetti che uno spera di poter raggiungere, per dire ho vissuto non in vano, no? Allora, tutti gli si riempia la bocca con quella la libertà, la cosa. Alla fine. Il motore è l'unica cosa, la giustizia. Se non funziona la giustizia, non si può nemmeno parlare lontanamente di libertà, di qualsiasi altra cosa. Cioè, io riesco a capire una questa cosa talmente semplice che nessuno capisce. Io voglio la libertà. La libertà, se non c'è la giustizia, non ce l'avrai mai. C'è sempre uno più forte di te che ti festiccia, e quelli che ti controllano sono d'accordo, e quelli che dovrebbero decidere. Quelli che dovrebbero decidere se te, praticamente giudici chiaramente, se te tu hai dei diritti o non hai dei diritti, e sono con quello che è più forte e seguito automaticamente. Se, io penso che nella vita, se uno veramente può fare una ragione di vita, una lotta per una ragione di vita, la ricerca assoluta, ma pignola, della libertà, la libertà, cioè della giustizia. La libertà la andrà a sento con quando c'è la giustizia, perché dopo alla fine, se la giustizia funzionasse davvero, dopo non c'è più alibi, capito? Non hai più alibi, se tu fai tu, quindi se sei un cretino, vieni riconosciuto come essere un cretino. Se sei una persona che ha avuto delle ingiustizie, ti deve essere riconosciuto, e tu devi anche avere giustizia, come dice la parola. Ora, ma l'ho vista, ma sentivo prima la radio, io ragazzi, non lo so recitare. Qui babbo che deve pagare a quello che gli ha stuprato la figliola, gli deve pagare i soldi per. Io ragazzi, cioè, un popolo che accetta una situazione di questo tipo è un giudice. Ma poi questo è solamente la punta dell'iceberg, cioè te ne fuori esempio, Cucchi, disperato, vabbè, diceva che aveva 20 grammi di marijuana. E ti dati sulle cioce, se ti lasci le tasche di qualsiasi poliziotto ti escono detto di cocaina. Sì, che quello è il problema, voglio dire, io tu lo sai che le penso io della droga, io gli essi droga lo rimanderei tutto a lavorare. Però voglio dire, se uno perché ha 20 grammi d'acici in tasca tu lo massacri di botte e poi te lo mandi all'ospedale a morire, a me non mi sembra un discorso giusto, la più pazienza te lo dico. E poi dopo una giustizia vera la dovrebbe punire situazioni di questo tipo. Se la gente la sente che la giustizia non decide, se c'è questo sentimento naturale della mancanza totale di giustizia, uno è portato a farsi giustizia per casa sua, a girare quelle che sono le regole, perché dice tante non se le rispetti, se le rispetto sono l'unico stupido che le rispetta, e quindi chiaramente uno cerca di sopravvivere. Perché anche a noi mi fanno ridere tutte queste cose, no? La gente ti si impunta, ti dice, ma te tu hai fatto questa cosa perché non era giusta. Ma ragazzi, avete mai visto voi qualcuno rispettare una fila? Basta cominciare a fare la spesa. Te vai a fare la spesa, perché io non mi garbo andare a fare la spesa alla mia moglie? Non mi garbo andare a fare la spesa alla mia moglie perché ti arrivi lì, tu prendi il numerino, anche con il numerino c'è quello che ti passa innanzi. Ma però io a che numero c'è? Voglio dire, ma ragazzi, anche lì, che sono le cose proprio, quelle stupide di vita normale, no? Stai in fila per quando sono cattivo tu compri la ciccia, o tu compri il pesce, o tu compri la frutta. A me io vorrei superare anche la situazione. Io in quest'anno sono stato a Careggi, e a mio poino tu vedi passare qualche uno di un'ora e mezzo che tu sei in fila, e tu vedi passare qualche uno ti passa innanzi, tu chiedi motivazione, c'è cioè, no, ma sì, no, lui lo deve fare, lui lo può fare, perché insomma, voglio dire,
è proprio ogni aspetto della vita, che della nostra vita, perché nella mia vita ideale questo succederebbe, però è proprio ogni aspetto della vita che denota la totale, assoluta, totale mancanza di giustizia a tutti i livelli. Quindi poi vengono a fare discorsi con gli immigrati e i diritti umani, poi i diritti umani, se ti arriva una dogana ti fanno passare è perché c'hanno l'interesse di farti passare, se ti arriva una dogana ti chiudono e ti bastonano è perché c'hanno l'interesse di bastonarti. Chiediti perché a monte di tutto questo discorso, prima di andare a dire poverini oppure carogne, cioè capito, prima di prendere posizione domandati il perché, e tu vedi alla fine che si rivela, tutto alla fine, no, la mancanza totale assoluta di giustizia e basta, non c'è la libertà c'è della gente che non la vuole, c'è della gente che è nata serva e vivrà serva tutta la vita. Se tu gli dai un padrone, non c'è più chi mi dice che devo fare la mattina, come fo che non c'è nessuno che mi dice che mi punisce quando... Quindi quando si vede qua non c'è mala libertà, ma la libertà, quale libertà? O tu nasci libero o tu sei un servo, non c'è niente da fare. Te pretendi che ci sia la giustizia, poi tu vedrai se le cose non vengono, tutti i nodi non vengono su perché. Io buono. Io sento la radio, sento la televisione e mi si rizza a vedere. Il giudice che rimette in libertà quello che ha minacciato di morte la fidanzata perché l'ha lasciato. Quella la sorte fuori dal palazzo di giustizia con il giudice, e quello fuori che dovrebbe essere in galera perché è un criminale e l'aspetta l'ammazza. E poi il giudice chiede, dice sì scusate, che scusate che? Io ti invidio, se fossi babbo di quella lì, io ti impalo in piazza, poi dopo se mi mettono in galera, che cazzo è figlio? Ma hai ammazzato la figliola e io ammazzo te. E dice, ma non è giusto la giustizia sommaria? La giustizia sommaria, se non c'è la giustizia normale, qualche uno vedrai, c'è quelli che l'accettano. Io non l'accetterei, a me io poi dopo andrei in galera ma felice, capito? Felice. A me io ce l'ho, per l'appunto ce l'ho una figliola di 30 anni che studia e ha studiato. Se io avessi saputo che qualcuno me l'ha violentato per qualche motivo e tutto il resto, perché che gli fa stalking perché l'ha lasciato così via, io non glielo do il tempo di ammazzarmi la mia figliola. Io lo termino subito, ta, finito. Prendo questa sgorbia e la pianto in una tempia. E poi non è che scappo che dico ma io non c'ero, no, io ero con l'alibi, no, io con le mie, io non c'è bisogno che mi metta le manette, mi devo in galera. Il mio nonno era sempre in galera, faceva dei tre fuori, eppure gli ha fatto famiglia, gli ha vissuto, e anzi, nonostante tutto è riuscito questo modo di fare, a distanza di due generazioni, di far diventare un anarchico anche a me, capito? Sì che guarda la differenza, la coerenza delle idee, no? È tutto lì. Ora fammi lavorare perché la festa è importante. Questa è una festa difficile, erano guarnieri di Gesù. Quindi invece in realtà è facile, basta farla male, cioè, il problema è risolto. Basta farla male. No, si scherza, E non si fa male, no? Ma siamo guarnieri di Gesù. Infatti c'era mia di Stradivari, chiudi la finestra di là, che se no ora devo incollare. No, per incollare non si fa filmati, per incollare guarda, ma sta avvenendo benino. Sono soddisfatto. Ma ti chiudi la porta, chiudi la porta e la finestra di là, io chiudo la finestra qui e poi stacco qui, guarda. Ecco fatto, rotto il capo, mi sono rotto pure il capo.